A meno di 30 giorni dall'avvio della nuova stagione, programmata per sabato 6 luglio, al Parco della Gran Cia di Brindisi di Montagna, i preparativi procedono celermente per La Storia Bandita, il cinespettacolo. Venerdì 14 giugno si sono svolti i provini per i nuovi interpreti del cinespettacolo. Quest'anno, ispirato dalla serie Netflix Briganti, lo spettacolo metterà in risalto le brigantesse. Oltre ai soldati piemontesi e francesi, sarà dedicata una particolare attenzione alle donne che hanno affiancato i briganti, mettendo in luce il loro coraggio e la loro resilienza. La stagione estiva del parco celebrerà e approfondirà il contributo delle donne briganti alla storia locale attraverso esposizioni, spettacoli e narrazioni, offrendo ai visitatori una nuova prospettiva su questo capitolo storico spesso trascurato. Quest'anno in particolare siamo alla ricerca di brigantesse. Il taglio che la Gran Cia vorrà dare alla stagione 2024 è alla ricerca di queste figure mitologiche, poco conosciute ma molto forti, queste donne che affiancavano i briganti nelle loro scorribande, nelle loro, come dire, alla ricerca della giustizia mancata, e quindi anche noi in Gran Cia quest'anno abbiamo voglia di dare questo profilo, questo taglio molto particolare legato proprio alla parte femminile. Naturalmente siamo anche alla ricerca di parte maschile, quindi i soldati sia piemontesi che francesi, ma anche contadini e quant'altro. Quindi il gruppo è pronto, siamo già con i motori belli caldi per il 6 di luglio con l'apertura, con la prima che ci sarà qui in Gran Cia, ma siamo sempre aperti alle nuove facce e alle novità. Nel parco in particolar modo avremo questo taglio delle brigantesse, quindi praticamente ci sarà questi sketch, questi spot all'interno del parco, dove praticamente si spiegherà e si narrerà la vita di queste donne che, ripeto, hanno passato gli stessi guai degli uomini, hanno condiviso gioia e dolori degli uomini, dei briganti, all'interno di questi boschi meravigliosi, e la Gran Cia è proprio, come dire, la madre terra di tutto ciò che ha visto l'unità, il post-unità d'Italia. Abbiamo organizzato questa giornata, non è che fossimo a corto di figuranti, i figuranti ci sono, gente che ha voglia di partecipare e di raccontare la propria storia, ma soprattutto di socializzare in questo grande anfiteatro naturale, ma per dare la possibilità a tanta altra gente di vivere, direi, un'emozione unica, un'emozione indescrivibile, perché chiunque abbia partecipato e chiunque si sia avvicinato a Gran Cia difficilmente la lascia, perché si crea un connubio così forte tra natura, ambiente e soprattutto storia, ma soprattutto la voglia di stare insieme, che nel periodo post-Covid è venuta a mancare. E abbiamo notato l'anno scorso che la Gran Cia è stata comunque un qualcosa che ha favorito, diciamo, la socializzazione. L'anno scorso ho partecipato come commessa e questo luogo mi ha rapita, per cui quest'anno a tutti i costi sono voluta ritornare e volevo far parte del parco. È un modo di divertimento e di mettersi un po' in gioco e di dare anche un senso a questa monotonia estiva. Le serate un po' diverse perché la città alla fine non offre molto, quindi anche un modo per conoscere gente, cooperare, anche collaborare e anche dare spazio alla bambina per avere nuove amicizie. Penso che sia una bellissima esperienza, l'ho anche già fatta, però ci ritorno volentieri perché mi diverto, poi è un momento di aggregazione con tante persone ed è proprio bello, cioè io lo consiglio a tutti di venire sia a vederlo che a farlo.